diciamo, però mi dia anche la sua fiducia, poi eventualmente a proposito del premio se vorreste parlare di se stessi è abbastanza difficile. Vi presento i miei amici, che vi ringrazio tutti per essere venuti e per aver sfidato le intemperie, proprio all'ultimo momento è aggiustato il tempo, quindi non ho avuto la preoccupazione che qualcuno potesse venire col canotto o così. Quindi ciò, Armida, vi ringrazio moltissimo di essere venuti per la prima volta per quanto riguarda me, cioè Armida Parisi, che è la responsabile della pagina culturale e spettacoli del Roma, Antonio Filippetti, che è il critico d'arte della Repubblica, e Gino Grossi, mio amico, direttore della compagnia di Enzo Moscato, che leggerà ai voi delle cose del libro. Ai voi veramente. Vi passo subito la parola a Gino, che comincia a leggere una parte del libro che abbiamo scelto. Non il finale. Okay. Gino, allora, quella notte a Perugia tutto era diventato chiaro, senza ombre, perfettamente intelligibile. Il momento di massima espressione del gioco, tutto con semplicità e con assoluta assenza di turbolenze. La festa era durata fino a tarda notte, Arianna dormiva, avevamo fatto l'amore in fretta, senza voglia. Poi si era addormentata subito, provai a svegliarla, non si mosse. Si lamentò e si rigirò su un lato. Non avevo sonno, decisi di riprendere il gioco, da solo.
continua a ricevere sempre. La poesia sempre, insomma, continuano, diciamo, montagne di pubblicazioni, eccetera, eccetera. Però vi posso dire che noto che la maggior parte dei libri che mi arrivano, per i quali mi chiedono anche, diciamo, come un parere, una recensione, che nei limiti del possibile io cerco di fare, sono indirizzati verso il genere giallo, quello che noi definiamo giallo, insomma, no? Voi sapete perché si chiama giallo questo discorso? Perché nel 29, no? Perché nel 1929 Arnoldo Mondadori ebbe questa idea di fare delle pubblicazioni, diciamo, popolari, no? I libri si potevano comprare non soltanto in libreria, ma anche per la prima volta in edicola, e pensò di vivacizzare, diciamo, la collezione con un copertino giallo vivo, per cui ecco il giallo, questo perché si chiama giallo. Poi dopo, se ci sarà tempo, vediamo perché. Passo la parola ad Armida Parisi, che, come ripeto, è il capo servizio del quotidiano Roma, pagina culturale. Grazie Bruno e buonasera a tutti. Allora, innanzitutto rinnovo anche io i complimenti ai ideatori di questa libreria. Io ci sto, che è la prima volta che io vengo qui, perché a quest'ora sono sempre in redazione. Però mi fa molto piacere vedere come questa sala si è animata, perché mi dicono che sta diventando un bel polo culturale, anche grazie alle energie che vengono profuse da un sacco di persone che ci credono. Che sono state lette, però vi voglio introdurre un attimo al personaggio, perché è un giallo, sì, ma è un giallo che si presta a una doppia lettura, una sicuramente che è in linea con la produzione giallistica e che è quella che è la storia, la vicenda, così come si presenta in maniera immediata, però poi si presenta anche a una lettura un poco più simbolica, direi, e che si presta a delle riflessioni estremamente stimolanti. Thank you.